Buona giornata e benvenuti anche quest'oggi sul mio canale e nella nostra consueta recensione per quanto riguarda i prodotti della Rockside. Oggi, come vedete qui al mio fianco, parleremo della pistola sabbiatrice. Pistola sabbiatrice che ho comprato alla Lidl del mio paese. E a cosa serve una pistola sabbiatrice? La pistola sabbiatrice serve per pulire, levigare, togliere lo sporco dai muri, oppure per togliere anche la ruggine dal ferro, o anche più comunemente, di solito viene usata per togliere la vernice dalle persiane. Quando uno vuole ristrutturare le persiane, le vuole riverniciare, ha due metodi. O la carta vetrata, però con la carta vetrata si fa molta fatica e in più non si riesce mai ad arrivare in certi punti. La pistola sabbiatrice è molto comoda per questo, perché riesce ad arrivare dove la carta vetrata chiaramente non riesce ad arrivare. Il funzionamento è molto semplice, come vedete ha la forma di una pistola. In alto c'è un serbatoio, nel serbatoio viene inserita la sabbia. Qui, come vedete, c'è un sacchetto, questo serve per il riciclo della sabbia. Praticamente viene attaccato a un compressore, perché dovete avere un compressore chiaramente per far funzionare la pistola. Tramite l'alta pressione generata dal compressore, la sabbia verrà scagliata contro il prodotto da pulire e tramite frizione della sabbia otterremo il risultato da noi richiesto. Ora vedremo il contenuto della scatola e poi la proveremo. Sul web ho trovato molti pareri discordanti, c'è chi l'ha comprata e dice che è un bidone, e altri dicono che funziona benissimo. Io penso che un prodotto entry level sia un prodotto di linea hobbistica e quindi sono tutti uguali, penso che siano tutti uguali, e quello che fa veramente la differenza, secondo me, è il compressore. Se hai un ottimo compressore, anche la pistola funzionerà molto bene. Se invece usiamo un piccolo compressore, quindi la capacità dei bar è molto limitata, un prodotto che sicuramente è entry level, che non è un prodotto di altissima qualità, avrà dei problemi. Niente, per fortuna noi qui abbiamo tutti e due i tipi di compressore. Abbiamo sia un compressore grosso che serve per far funzionare tutti i macchinari per tagliare l'alluminio, e in più abbiamo anche un compressore piccolino che usiamo da portare nei cantieri. Quindi oggi cosa faremo? La testeremo su tutti e due i compressori e poi tireremo le nostre somme, vedremo se è una buona pistola o un rottame. Questo è il contenuto che troverete nella confezione, chiaramente il libretto di istruzioni. Ci sono ben 2 kg di sabbia in omaggio, fate conto che se dovete comprare 2 kg di sabbia su eBay costano 8 euro più le spese di spedizione. Spese di spedizione che sono di 4 euro, quindi arriviamo a 12 euro, è quasi il prezzo dell'intero prodotto. Poi chiaramente troviamo la pistola con il suo sacchetto per raccogliere i residui di sabbia e in più ci sono 4 ugelli in dotazione. Come vedete sono tutti di forma diversa, questa è rotonda, questa è rettangolare e questi invece, come vedete, sono uno diverso dall'altro, il contrario dell'altro, servono per quando facciamo gli angoli. Questo per fare l'angolo esterno e questo invece che appunta per fare la pulizia di un angolo interno. Siamo pronti per fare la prova su una persiana vecchia in legno verniciata e su un pezzo di ferro rovinato. Farò questa recensione con questa maschera che ho comprato su Banggood. Ve lo sto dicendo perché creerò un'altra recensione per quanto riguarda 3 prodotti comprati su Banggood, che sono questa maschera per saldare e anche un metro laser che costa 13 euro. Sono tutti e 3 prodotti a basso costo. Se foste interessati potete iscrivervi al canale e presto pubblicherò la recensione. Come vedete ho collegato la pistola al compressore, ora faremo il primo test col compressore quello grosso. La maschera comunque è d'obbligo perché la sabbia quando spara, che verrà colpito l'oggetto che noi vogliamo pulire, di rimbalzo vi verrà anche qualcosa addosso. Il sacchetto chiaramente non riuscirà a, come si dice, ad assorbire tutta la sabbia sparata.
Come vedete, questo è il risultato che abbiamo ottenuto col compressore grosso. Qui ci sono bastati 2 secondi per togliere la ruggine. Come vedete, il prodotto è venuto liscissimo, bello pulito. E anche la persiana, la vernice si è tolta. Fate conto che qui, dalle immagini magari non si vede, ci sono su più strati di vernice. Secondo me bisogna prima comunque dare una scarteggiatina per togliere il grosso e poi con la pistola potremo togliere gli angoli e le varie rifiniture. Niente, ora siamo pronti, collegheremo il compressore con lo piccolo e vedremo la differenza. Siamo giunti al termine della recensione. Prima di salutarci, vorrei tirare le somme per quanto riguarda questo attrezzo della Parkside. Allora, l'attrezzo secondo me è il più scarso che ho provato finora. Non funziona benissimo con il compressore quello piccolo. Il ferro, la ruggine l'ha tolta bene sia con il compressore grosso che con il compressore piccolo. E invece la vernice dal legno ha fatto molta fatica addirittura col compressore grosso. Col compressore piccolo ho provato anche a stare più secondi su una porzione del legno, ma con fatica l'ha tirato via. La cosa che mi ha deluso di più poi è che ho dovuto usare praticamente 1 chilo di sabbia solo per creare la recensione. Quindi immaginate se dovreste usarlo per hobby a casa con un compressore piccolo, quanta sabbia dovreste utilizzare. Niente, la mia recensione oggi termina qui. Iscrivetevi al canale se volete vedere le recensioni su altri articoli che ho comprato della Parkside. Iscrivetevi un commento qui sotto per chiedermi un parere su qualche attrezzo che avete già visto nelle mie recensioni. Grazie e buona giornata.